La mia storia, possiamo dire che sono figlio degli anni 70. Mio padre aveva un piccolo negozio, decidemmo insieme di aprirne uno più grande. Ho aperto il mio primo negozio, associato in Sigma all'epoca, nell'82. Sigma subito ho capito che non funzionava al meglio, o almeno su Roma non aveva quella giusto, diciamo, contributo per quello che era il commercio dell'epoca. A quel punto mi sono affacciato in Conad con il punto vendita e abbiamo cominciato questa avventura. All'epoca c'era l'Ari Conad di Roma e ho cominciato il mio percorso da commerciante associato. Fatto questo, poi nell'85 ho aperto il mio primo supermercato, che ho ancora. Quindi oggi siamo a sei supermercati più o meno grandi che mi danno un discreto, diciamo, motivo di successo. Il denaro mi è sempre stato uno strumento e basta, mai pensato al denaro come in maniera avida. Non pensare esclusivamente all'utile, ma pensare anche a quello che ci circonda, pensare al rapporto con i clienti, rapporto col personale, rapporto con la comunità, rapporto con le istituzioni. Tutto questo, secondo me, è fondamentale.